disabilità. Innanzitutto ringrazio molto per l'invito ed è un momento straordinario sempre assistere alla creazione di un circo, alla riattivazione di un circo. A Fiume Freddo ci sono sempre stati momenti di alti e bassi. Io mi ricordo l'ultimo congresso nazionale del partito, l'abbiamo svolto addirittura in un garage, però la cosa più bella anche di questo partito, di Fondazione, dei compagni di Fiume Freddo, che non si sono mai fermati. Prima si citava il bar, ma i garage, internet, eccetera. Io credo che quando ci sono dei compagni che si vogliono attivare, poi questo è il risultato, una sede straordinaria che sto vedendo adesso, mi sembra già migliore di molte altre sedi che ci sono in giro per l'Italia. Quindi innanzitutto grazie e apro questo intervento dicendo che non è scontato che in una fase storica come questa si apra un circolo di Rifondazione Comunista. Non è scontato, ci vuole tanto coraggio, ci vuole tanto impegno, ci vuole tanta voglia di fare e quindi come federazione provinciale, io vengo qui in quanto parte della segreteria provinciale, nonché come coordinatore dei giovani comunisti, va un grazie ancora più forte al lavoro che siete riusciti a mettere in piedi e che d'ora in avanti ci sarà anche con una sede fisica. Guardate, io quando si apre un circolo, poi la prima cosa che viene da dire è ma che cosa si deve fare in un circolo? E questo lo si diceva anche nell'ultimo federale, non lo deve venire a dire né la federazione provinciale del partito, né la federazione regionale, né il partito nazionale. Il circolo, i compagni che lo vivono, i compagni che vivono il territorio, sono coloro che meglio di chiunque altro possono sapere quali sono le urgenze in una città come quella di Fiume Freddo e nel territorio circostante. Quindi come federazione noi ci prendiamo l'impegno di incoraggiare al meglio tutte le iniziative che verranno fatte nel territorio, proporre iniziative come federazione provinciale, le varie campagne diciamo che coinvolgono l'intera provincia, basti pensare all'acqua, ai rifiuti, a tutte le questioni che sono di carattere provinciale, se non regionale o nazionale, ma sappiate che avrete la massima autonomia di produrre il massimo del lavoro politico senza che nessuno vi verrà mai a dire ah state sbagliando, ah state facendo una cosa non giusta. Poi è chiaro, siamo in un partito che è Rifondazione Comunista, sappiamo qual è la degenerazione della politica a livello regionale, con un partito democratico che non si è posto neanche il problema di andare a fare un accordo di governo con un presidente della regione, Raffaele Lombardo, indagato per mafia, quindi in Sicilia ci si può aspettare di tutto, ma conosciamo benissimo, ci conosciamo. Conosciamo il territorio di Fiume Freddo, i compagni che fanno parte del circolo e sappiamo che ci sarà sempre una linea di lotta e rivoluzione piuttosto che una linea di accordicchi per prendere chissà quale posto in consiglio comunale o qualche assessorato. Dico è importante aprire un circolo e qual è la cosa secondo me più importante di quando si apre un circolo di rifondazione in un territorio? Fare in modo che si esca dalla crisi collettivamente. Veniva accennato anche nell'intervento precedente, l'unico che ho avuto la fortuna di ascoltare, mi scuso per il ritardo, ma è brutto tempo a Catania che è a luoghi incredibili, uscire dalla crisi collettivamente. La crisi ci isola, la crisi fa in modo che un cittadino sfruttato, senza soldi, senza la possibilità col proprio stipendio, magari precario, magari in nero, non può arrivare a fine mese. E ci mette l'uno contro l'altro. Il più debole contro quello ancora più debole, il cittadino italiano precario, magari contro un migrante, un cittadino che ha un po' più di diritti contro un cittadino che ne ha un po' di meno, uno studente contro un lavoratore. La crisi fa questo e il modo in cui agisce la crisi nelle relazioni interpersonali, nel modo di stare al mondo è la cosa più grave che succede in questo momento in Italia e soprattutto nel medico. E allora il primo significato di aprire un circolo di Rifondazione Comunista è ricomporre tutta questa frammentazione e capire che il conflitto non è del basso verso il basso o del basso verso chi è ancora più in basso, ma deve essere dal basso verso l'alto.
Noi dobbiamo capire in questa fase che il problema non può essere l'immigrato, il problema non può essere chi è senza lavoro e lo viene a cercare, non è chi sfoga la rabbia in chissà quale maniera, il nemico è sempre il padrone e il nemico è sempre il governo che ci affama e il padrone che ci sfrutta. Su questo noi non possiamo avere mezzi pensieri o dubbi, quello è il nemico e contro questo Rifondazione Comunista si scaglia e si scaglierà sempre. E dobbiamo capire anche che un circolo di rifondazione ha un valore non solo perché fa crescere una voglia di mobilitazione e di lotta su base nazionale, anche perché ci sono molti partiti, anche più forti di noi, che potrebbero attrarre tante gente. Pensiamo a Sinistra e Libertà, pensiamo ad altri, ma quelli sono dei partiti che stanno dentro il sistema. E noi, siccome si diceva prima, abbiamo un problema che è il sistema, l'unico partito che possiamo creare in un paese, l'unico partito che possiamo portare avanti con il nostro impegno, con il nostro tempo, è un partito che si ponga fuori dal sistema. E questo sistema ha tanti problemi che riguardano la vita delle persone. E da catanese, quindi da meridionale, vi dico che innanzitutto i problemi sono due. E non riguardano la grande crisi finanziaria, il debito pubblico su cui ci dovremmo addentrare per ore e ore di dibattito, ma riguardano la vita materiale delle persone. Ci sono due fenomeni inquietanti che si stanno evolvendo con una velocità incredibile in questi giorni e in questi ultimi mesi in cui la crisi si è fatta sentire in maniera più forte. Ricordiamoci che siamo in crisi dal 2008, ci hanno preso in giro tante volte, ora c'è la ripresa, ma è ormai 3 anni che siamo costantemente in crisi. E quali sono questi due fenomeni? Il primo è l'emigrazione. Tantissimi giovani del sud Italia, ma siciliani in particolare, ormai cercano la fortuna esclusivamente fuori dal proprio territorio. È un dato su cui noi ci dobbiamo confrontare, che è ancora più drammatico se noi pensiamo che i flussi migratori dal sud verso il nord Italia o dall'Italia verso l'estero sono gli stessi degli anni 40. La società italiana si è così impoverita senza accorgersene che siamo quasi come all'epoca del dopoguerra. E allora, e quando parliamo di emigrazione parliamo di grandi, parliamo di interi nuclei familiari che si disperdono, parliamo di giovani che magari avevano dei sogni, avevano degli affetti nel proprio territorio e sono costretti ad abbandonarli. E questo è un primo dato su cui noi dobbiamo riflettere, essendo un partito che agisce nel meridione d'Italia. Il secondo dato è la deindustrializzazione totale del nostro territorio. Se parliamo dei casi eclatanti, possiamo parlare della S&T a Catania, che nonostante i nuovi piani di finanziamento, i nuovi progetti, comunque è sempre un'azienda in crisi che cammina un po' brancolando nel buio nel mercato delle tecnologie. Oppure possiamo pensare alla Fiat di Termini Imerese, l'unico polo industriale serio che avevamo in Sicilia, che accoglieva un indotto enorme di lavoratori, oltre che i lavoratori in fabbrica, che dal gennaio 2012 andrà a chiudere, creando nuova disoccupazione e nuova disperazione. Ma anche nel nostro territorio sono tante le aziende che chiudono. E allora c'è anche questo dato, si parlava prima di lavoro, pensiamo al lavoro. E il terzo dato, che è veramente più complesso anche da capire ed è più complessa l'azione che può fare un partito politico, riguarda chi decide di togliersi la vita per colpa della crisi. Noi di queste cose di solito non parliamo, ci sembrano tristi, ci sembrano cose che forse sono un po' lontane da noi, ma quello che sta succedendo in Grecia, che tra poco succederà anche in Italia con una speculazione sempre più forte, sta portando centinaia di migliaia di persone a rasentare la povertà e a perdere i propri posti di lavoro. In Grecia nell'ultimo anno si sono decuplicati i dati di suicidi di persone in età lavorativa. La crisi provoca anche questo, provoca che un uomo o una donna che portano avanti una famiglia, che portano avanti la loro vita con il loro stipendio, che devono mettere un piatto di pasta davanti ai loro figli a sera per farli mangiare, quando si trovano nella condizione di non poter fare neanche questo, decidono di togliersi la vita. E allora qual è il ruolo di Rifondazione Comunista nel dramma della crisi economica? Innanzitutto fare in modo che nei nostri circoli, nelle nostre sezioni, nelle nostre assemblee, nei nostri cortei, nelle nostre tante mobilitazioni, riusciamo innanzitutto a collettivizzare la disperazione.
perché fin quando la disperazione resterà isolata, noi non avremo un terreno su cui agire. Quando noi riusciremo a mettere insieme le persone che vivono i drammi che la crisi sta provocando, allora là noi già avremo fatto un grande lavoro, al di là del fatto che riusciremo a risolvere i loro problemi. Già il fatto di far capire che non è colpa mia se sono povero, non è colpa mia se ho perso il lavoro, ma è frutto di politiche mirate, di un neoliberismo, neocapitalismo, chiamiamolo come vogliamo, che ci sta costringendo ad arrivare alla povertà, già questo è un successo che può avere un circolo di rifondazione comunista. E lo dico a maggior ragione perché il nostro compito può essere riassunto così: c'è tanta disperazione nella società e c'è una disperazione che molto spesso viene tramutata in rassegnazione. Rassegnazione rispetto alla politica, perché si pensa che sono tutti uguali e il voto non vale niente, che la partecipazione democratica non serve a nulla, e rassegnazione di vita quando si pensa che ormai non c'è più speranza e si può arrivare a qualsiasi livello di sconforto per la propria esistenza. Quindi tramutare questa disperazione innanzitutto in rabbia, fare diventare quella disperazione rabbia da manifestare all'esterno e non disperazione da vivere dentro se stessi nella più assoluta solitudine. Ma quella rabbia non basta. Quella rabbia non basta anche perché purtroppo spesso quella rabbia diventa rabbia in politica, diventa rabbia controproducente, diventa rabbia violenta, come quella che abbiamo visto a Roma il 15 ottobre. E sono stati degli scontri, sono state delle azioni forti che non hanno in nessun modo messo un tassello in più alla causa di chi lotta in Italia. Sono state delle azioni che qualcuno ha fatto, ma che in nessun modo hanno fatto in modo che ci fosse una crescita del movimento. Allora far convertire quella rabbia, quell'esasperazione in proposta politica. E qual è la proposta politica che Rifondazione porta? Innanzitutto ripartire dai territori, perché ci siamo stancati, e qua lo voglio dire in maniera netta, ci siamo stancati di quei politicanti che pensano di fare la politica esclusivamente andando a porta in qualche talk show di sera senza dare nessuna risposta alla gente in carne ed ossa che possiamo incontrare al supermercato piuttosto che nel nostro luogo di lavoro e di studio. Perché un Vendola, un Di Pietro, un Bersani che va in televisione a dire delle cose che non toccano minimamente la vita della gente lasciano il tempo che trovano. Potranno anche avere un consenso elettorale grande, ma non riusciranno mai a radicare nel territorio una voglia di cambiamento forte come quella che può radicare un partito della Rifondazione Comunista che non parte dai talk show televisivi alle 11 di sera, ma parte dai territori, parte dai propri circoli, parte dalla militanza negli ambienti di movimento, come prima veniva citato, parte dalla militanza nei luoghi di studio e parte dalla militanza nei luoghi di lavoro. Quindi io credo che sia questo. Cioè riuscire a fare in modo che la nostra proposta politica viva attraverso questi strumenti per arrivare dove. Il sistema economico che abbiamo di fronte non è certamente un sistema economico che può durare a lungo. Non perché si autoannienterà come sostengono alcuni, ma perché non è più compatibile con le nostre esistenze. Non è più compatibile con la voglia di un giovane di realizzare il proprio sogno nella propria vita. Non è più compatibile con un pensionato che prende una pensione che non gli permette neanche di pagarsi i medicinali. Non è compatibile con tanti disoccupati che non vedono nulla oltre il loro dramma esistenziale. Non è più compatibile con centinaia di migliaia di giovani che vanno in una scuola o in un'università che non è più quell'elemento di ascensore sociale che gli permette un domani di avere un posto rilevante, uno stipendio dignitoso nella nostra società. Rispetto a questo noi dobbiamo avere una parola d'ordine su tutto, è quello di cambiare radicalmente l'attuale sistema economico. Perché non c'è nulla da migliorare, non c'è nulla da cambiare in positivo, c'è tutto da rivoluzionare. E io lo dico perché stiamo aprendo una nuova sezione, dobbiamo riappropriarci delle nostre parole d'ordine. Un comunista deve essere rivoluzionario, punto. Non ci sono altre vie, non ci sono mezze misure. Un comunista è o è rivoluzionario o a mio parere non è comunista. Se noi abbiamo avuto il coraggio di definirci oggi, nel 2011, dopo tante sconfitte storiche comunisti, dateci almeno la soddisfazione di dichiararci rivoluzionari.